È la vigilia di Natale e non faremo praticamente niente noi. Tra poco vado ad allenarmi. Oggi siamo solo io e la mia mamma e quindi io faccio le lasagne, mi sa, stasera. Poi boh, facciamo la casetta del pan di zenzero che abbiamo cotto ieri. Facciamo un po' di cose, però non ho il mio stand al lavoro perché lui fa tipo 2 giorni sì, 2 giorni no, eccetera, dipende. E quindi poi torno domani. E domani andremo tipo di party di Natale qua nel vicinato perché le mie sister, una è in vacanza con la famiglia del fidanzato nella Repubblica Dominicana e torna domani sera tipo. E però non penso che venga subito qua, andrà subito a casa del fidanzato perché vive col fidanzato, non la famiglia del fidanzato, proprio hanno una casa insieme. E l'altra invece vive in Colorado, quella che abbiamo aiutato a trasferirsi, e arriverà per Capodanno. Infatti apriremo i regali al giorno di Capodanno, cioè il giorno, la vigilia di Capodanno, quindi il 31. Mi sono vestita e adesso vado ad allenarmi. So già che morirò di freddo nel garage perché è freddissimo, perché non c'è il riscaldamento, quindi andrò di là, morirò di freddo, però poi appena inizierò ad allenarmi tornerà il calore corporeo. Buona vigilia! Outfit verde della vigilia di Natale, maglietta della scuola, perché scuola, verde con leggings di pink. E adesso mi asciugherò i capelli e tanto stiamo a casa. Anche se staremo a casa ho deciso di mettermi un attimo tipo un po' di mascara eccetera. Tra l'altro sta luce fa sembrare che sia un sacco di robe, però non si vede, non aspettate. Cioè, boh, la luce fa schifissimo. Comunque, ho deciso di non truccarmi, però fare un po'. Mettermi a posto la faccia. Not me. Yeah. No. Ok, so 1 scoop of flour, 1 egg. So I did 3 scoops of flour because it's not a lot of people. Okay. There's 3 of us. And so you just like. Ok, stiamo facendo le lasagne. E niente, sono molto excited. Tra poco poi andiamo a vedere le luci di Natale. Quindi abbiamo pasta fatta in casa, che sta bollendo l'acqua. Besciamella appena fatta, ragù preparato, iniziato a preparare stamattina. Tutto pronto per le lasagne. Tra l'altro sapete quando abbiamo fatto i biscotti? In pratica qua i vicini fanno tutti i biscotti, tutto per tutto il vicinato, infatti noi li abbiamo portati e adesso ci hanno appena portato la cheesecake, poi ieri un'altra ci ha portato i biscotti, cioè è troppo carino. In Italia no. Siamo da un'ora in coda e stiamo ancora aspettando. Dolce. Volevo solo farvi vedere che mi sono messa il pigiama di Natale. Sto facendo risotto alle ciliegie, che è il mio preferito, che mia mamma mi fa sempre. Buonissimo. Ho fatto un po' i capelli, ma sono un po' schifo, cioè io non sono capace a farmeli come li vorrei. Comunque, outfit. Comunque andiamo proprio dai vicini, quelli là di là. E ho visto le persone entrare, hanno vestito molto casual. Però in realtà per me questo è che c'è, nel senso, non è too much, no? Però vabbè, comunque una gonna di Zara, maglioncino di Subdued, maglietta di Muji, calze e comme. Allora, luce migliore della casa.
Poi abbiamo anche lo sfondo un po' natalizio per finire questo vlog. Che capelli osceni. Ho provato a fare qualcosa di carino, ma c'è uno schifo. Comunque siamo andati dai vicini di casa, adesso i miei parents sono ancora là, sono le 7:10, solo che sono tornata perché devo editare il video che mi sono ricordata che domani è domenica. E poi alla fine comunque è stato molto bello. Poi hanno fatto tipo Blue Elephant, che tipo scambi di regali, boh, era strafigo. Tipo di rubare i regali a vicenda, non lo so, è un po' difficile da spiegare. Solo che poi non è che conoscevo tutte queste persone, poi adesso stavano puendo un po' sarebbe, come ho detto, me ne vado. Però è stato molto bello. E non so perché, ditemi nei commenti, vi prego, se anche per voi questo Natale non vi sembrava Natale. Perché non sono l'unica, scusate i capelli, non sono l'unica che lo dice. Ma sto Natale, ma non perché non sono in Italia, cioè proprio non... Anche tutto dicembre dicevo, ah cavolo, tra poco è Natale, ma... Boh, Natale, boh, era oggi. Comunque poi non abbiamo neanche aperto i regali, però rimanete attivi perché poi li aprirò, penso, Capodanno. No, li aprirò il giorno di Capodanno perché arriveranno tutti i parenti e tutto. E quindi quando poi aprirò i regali farò vedere. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like e iscrivetevi anche su Instagram. E niente.